Sono nato a Serrada di Folgaria in Trentino, dove sono stato per 4 anni circa, e dopodiché sono stato tra Folgaria, Milano e durante tutta la mia vita fino a 26 anni. A 26 anni sono emigrato e sono andato in Canada 3 mesi. Dopo 3 mesi in Canada sono emigrato definitivamente in Spagna, a Siviglia, dove sono residente dal 1970. A quel tempo, quando io mi sono diplomato geometra, in Italia di lavoro ce n'era poco, per cui io ero disposto a emigrare. Ho lavorato molto intensamente, però penso di aver lasciato una buona scuola, soprattutto ai direttori e ai capi, e i risultati si vedono. Questa è la soddisfazione più grande che ho avuto. E adesso io ero uno che faceva tutto in fretta e furia, non avevo tempo per niente, adesso sto aspettando. Dedico il tempo a mia moglie e ai miei nipoti. Una delle cose che a me che io ricordo molto sono le sciate che ho fatto a Sierra Nevada. E mi ricordo sempre la nonna Giuseppina, mio padre che aveva una personalità potente, mia madre che era eccezionalmente buona. Più recente mia moglie che mi assiste molto quando sono malato. In lavorare, fare il bene. Non desiderare, non fare agli altri quello che io non voglio che facciano a me, cosa che non sempre succede, essenzialmente le cose che mi ha insegnato mia madre. La gratitudine è una cosa assolutamente necessaria, di fatto io quasi sempre dico grazie, non, dico più grazie del normale sicuramente, e poi soprattutto mi secca la gente che è ingrata, che io ultimamente ne trovo diversi, gente alla quale io ho aiutato molto. Quando lavoravo adesso non mi sfagiola neanche. Però è così, è la vita che è così, va bene. Bisogna accettarla, non si può cambiare. Beh, io la felicità secondo me piena non esiste, cioè il yin e il yang. Io ho avuto yin e yang molto intenso, nella vita privata, nella vita del lavoro, yin e yang. A tutto spiano, adrenalina, tristezza, adrenalina. Io adesso più che parlare di felicità, quando parlo della mia situazione, dico la parola serenità, che serenità col mio lavoro io non l'avevo praticamente mai, invece adesso sì, riesco a trovare momenti di serenità. Adesso ci sono le malattie che tolgono la serenità. Io quando penso al mio passato dico che sono d'accordo con quello che ho fatto. Se mia moglie è una donna con molto carattere, fin dall'inizio noi abbiamo avuto chiaro i due territori, il territorio di ciascuno, quello di mia moglie che era la casa e i figli e il mio che era dare la possibilità alla famiglia di vivere, cioè lavorare. In Spagna si dice comprarlo chicharrones, che è come dire qua, non so, comprare da mangiare, no? I miei figli sono formidabili. Uno è giornalista, vive in New York, ha due figli. Il mio figlio Marco vive in Francia, anche lui mi ha dato due nipoti, si chiama come mio padre Achille, che è una cosa importante. E poi c'è mia figlia a Siviglia, che è un bambino, e adesso tra qualche settimana, 2, 3, 4 settimane, dovrebbe nascere una bimba di mia figlia che sarà l'altra nipotina, per cui io sono ben dotato. Con mia figlia non devo dire niente, lei sa perfettamente cosa io desidero e cosa ho bisogno, senza dire niente, lo sa lei. Fantastica. La responsabilità è il motore di tutto. Cioè, uno ha i figli, se è responsabile deve procurare educarli, portarli avanti fino a che siano indipendenti. Un esempio, io non sono realizzato. No, perché io sempre sto pensando che cosa potrei fare, anche adesso che sono praticamente pensionato, io sto sempre macchinando, poi non lo faccio, prima lo potevo fare, però sono sempre insoddisfatto. Credo che è un motore mio che mi ha trasmesso mio padre. Adesso le soddisfazioni sono diverse, siccome sono abbastanza malato, ieri sono venuto da Siviglia da solo. E solo il fatto di venire da Siviglia da solo è stata una soddisfazione. Io ero tutto spostato sul lavoro, probabilmente se avessi avuto anche un po' più di divertimento, la mia vita sarebbe
sarebbe migliore adesso. A me piacerebbe molto trasmettere le mie conoscenze. L'equilibrio è una cosa fondamentale. Il tuo nonno a tutti diceva che le cose devono essere in equilibrio. Ordine, ordine e pulizia e responsabilità. L'educazione, essere onesti, non fare del danno. Non desidero niente in particolare. Che stiano bene i miei familiari, quella è la cosa più importante.